282 medici morti per il virus in Italia. L'INAIL riconosce il Covid come infortunio sul lavoro, alcune assicurazioni private invece no. Nel Bresciano la battaglia dei figli di una guardia medica a cui è stato negato il risarcimento. L'inviato Giacinto Pinto. Non essendo lui dipendente, ma medico libero professionista, quindi a partita IVA, abbiamo chiesto all'assicurazione privata, non all'INAIL, di pagare il risarcimento del danno. Ci è stato risposto che nonostante mio padre fosse morto per il coronavirus, quello che gli era successo era una malattia e non un infortunio sul lavoro. Salvatore Ingiulla è morto indossando il camice bianco, una vita da dottore libero professionista, soprattutto nel carcere di Brescia. L'INAIL da marzo risarcisce tutti i medici dipendenti morti per il virus, ma per l'assicurazione privata che Salvatore aveva sottoscritto, la sua famiglia non ha diritto ad alcuna tutela. Quando il funzionario dell'assicurazione ha provato ad intavolare una trattativa con me, io ho risposto che non c'erano possibilità di trattative, perché è una questione ancor più che morale, etica. Mio padre è morto nello svolgimento del suo lavoro per andare ad aiutare gli altri. Il figlio di Salvatore è un avvocato. A lui stanno arrivando decine di segnalazioni di famiglie nella stessa situazione. Presto nascerà un'associazione che tenterà di portare avanti una class action. Mio padre era contro le ingiustizie, era sempre dalla parte dei più deboli. In questo caso i deboli siamo noi.